Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito Cobiz. Vi mostro cosa ho scelto da questo sito. Il pacchettino ha impiegato esattamente 13 giorni lavorativi ed è stato spedito appunto sempre con la medesima spedizione, cioè SL Euro. Vi mostro cosa ho scelto da questo sito. Ovviamente questa non è la mia prima collaborazione con questo sito, lo sapete benissimo, già ho collaborato in passato e mi sono trovata sempre benissimo. All'interno c'è sempre la packing list, in questo caso ho scelto 7 prodotti per questa collaborazione. Il primo prodotto che vi mostro è questo. Questa è una tracolla, ne ho scelta anche un'altra tonalità, è davvero molto bella. Questo è il codice appunto del prodottino ed è carinissima la trama, tutta bella colorata, e io pensavo di abbinarla a una borsa total black in modo da darle, diciamo, un tocco di vivacità cambiando appunto soltanto la tracollina. Davvero molto carina questa, poi adatta all'estate, piena zeppa di colori in modo che non vincola la borsa, perché ci sono tutte le sfumature che utilizzo di solito, quindi è perfetta. Vi mostro anche la seconda che ho scelto, che è questa qui. Questo è il codice del prodotto, questo invece è al fondo blu. E questa invece voglio abbinarla a una borsa gialla in tessuto. E sono davvero molto lunghe queste tracolline, poi potete tranquillamente anche accorciarle e scegliere appunto la lunghezza desiderata. Questa ha queste tonalità all'interno, sempre anche questa molto colorata, però un po' diversa da quest'altra, vedete? Ve le metto vicino. Sono davvero molto molto carine entrambe. Questi sono i primi due prodottini che ho scelto, in modo da andare a rivisitare delle borse che magari non mettevo più perché sono un po' anonime, e in questo caso vado a dargli un tocco di vita. Poi ho scelto questi anellini in acciaio, questo è il codice del prodotto. Questi sono da 5 mm di diametro, sono all'interno 50 pezzi, e gli anellini ovviamente servono sempre, specialmente poi se sono in acciaio. Poi ho scelto questi orecchini, questo è il codice del prodotto, sono degli orecchini in brass con questi zirconcini, sono davvero ben fatti e anche molto belli, il finish è gold, sono davvero molto carini, sono a cerchio, la chiusura appunto è a scatto ed è bella compatta, cioè funziona perfettamente anche l'altro, vedete? Davvero molto molto belli e ben fatti. Come vedete all'interno sono presenti anche all'interno dell'orecchino i micro zirconcini, ed eccoli qua, sperando che si noti qualcosa. E poi ovviamente ci sono sempre due fili qui sul davanti appunto dell'orecchino. Il retro è fatto in questo modo e sotto c'è questa piccola asolina. Possiamo aggiungere anche le nostre creazioni fatte in tessitura o anche una semplice decorazione fatta con chiodino e perle, perché no? Per restare sempre sul semplice. Questo è l'altro. Sono davvero molto molto belli. Io peccato che non potrò indossarli perché ovviamente sono allergica a tutto ciò che non è acciaio, e quindi questi indosserà mia sorella, e poi ovviamente vi darò sempre il feedback del prodotto. Poi ho scelto due fili di perle di acqua dolce. Ho preso sia questo è il codice appunto del prodotto, e sono sempre perle di acqua dolce naturali. Sono davvero molto belle questo filo perché, come vedete, ci sono diverse colorazioni per quanto riguarda la perla, dal bianco a questa sorta di rosa a questa sorta di lilla. Sono davvero molto molto carine. C'è anche tipo questa che è un po' verdognola. Sono molto molto belle. Il filo è lungo
in questo modo. Non so più o meno quanti centimetri sono, però questa è la dimensione del filo. E il bello delle perle di acqua dolce è che appunto ci sono appunto questi fili che sono irregolari, presentano queste perline, vedete, con queste forme un po' insolite, e mi piace tanto questa particolarità, davvero molto molto belle. Il secondo filo che ho scelto è questa colorazione qui, questo è il codice del prodotto. E queste invece sono in un'unica colorazione di questo bellissimo rosa perlaceo. Molto belle anche queste. Davvero molto molto belle. E queste perle di acqua dolce io semplicemente le vedo adatte per realizzare dei graziosissimi braccialettini o anche delle cavigliere, o anche utilizzare appunto le singole perle e infilarle tra chiodini, oppure anche lavorarle all'uncinetto, perché no? Dare quel tocco particolare a qualsiasi creazione. Questo è il secondo filo appunto di perle di acqua dolce, e sono, come vedete, queste qui sono un po' più grandi rispetto a queste rosa. Vi dico anche la misura esatta, ho qui il cellulare così posso dirvi in dettaglio il tutto. Allora, queste sono le due tracolline che vi mostravo prima. Questi appunto sono gli orecchini in brass con micropavé, zirconia, gli anellini, eccole qua. Poi ci sono le perle, e all'incirca come misura sono sì dai 7 barra 8 mm, davvero davvero molto molto carine. Vi metto ovviamente tutti i link in descrizione con tutti i prodotti che ho scelto, e ovviamente vi allego anche il codice sconto che Cobiz ha riservato per i miei iscritti. Poi vi mostro l'ultimo prodotto che ho scelto, che è questo qui. Questo è il codice del prodotto, e come vedete ci sono degli elementi in ecopelle. Questi sono tutti ritagli per realizzare una borsa in ecopelle. All'interno di questo kit sono presenti tutti gli elementi per poter realizzare la borsa dalla A alla Z. Vi illustro il kit, aspettate che apro il tutto, eccolo qua, tolgo la busta perché ingombra, eccolo qui. Come vedete, sono presenti tutti gli elementi anche decorativi per poter realizzare la borsa. Dal fiocchetto, perché questa è una borsa con la forma di un tipo un secchiello con la tracolla appunto oro in metallo, e poi davanti ha questo bellissimo fiocco fatto appunto sempre con questi ritagli appunto in ecopelle. Questi appunto sono il fiocco che andrà proprio sul davanti della borsa. Io me ne sono innamorata perché, a parte, è davvero molto carina perché è anche bicolor, cioè da una parte bianca e da una parte nera. E poi ripeto, il kit è carinissimo. Non sono presenti all'interno le istruzioni, però vi farò capire man mano la realizzazione della borsa. Andremo a scoprirlo insieme, perché anche per me è la primissima volta che mi cimento in una cosa del genere. Però, visto che all'interno il kit è davvero molto curato, perché come vedete c'è anche il filo, ci sono gli aghi, c'è anche questo piccolo cacciavite per poter andare a fissare questi chiodini, vedete? Questi piedini. È presente davvero tutto tutto il necessario per poter realizzare la borsa. Addirittura gli aghi, sono presenti 3 aghi, ed eccoli qua. Uno l'ho perso, sempre se riesco, perché ho le unghie lunghissime e non riesco più a 3 aghi con la cruna abbastanza grandicella per poter far passare questo filo. Credo che sia tipo una sorta di filo di cotone. Sì, credo che sia anche un po' cerato, ecco. Poi, come dicevo prima, c'è il cacciavite molto piccolo con la punta a stella. Poi ci sono anche questi grandi
che sono tipo una sorta di bulloncino che poi va avvitato alla borsa, e poi invece questi elementi qui che vanno invece, c'è appunto il bullone all'interno che si gira e si blocca, e poi c'è la catena in metallo, e poi vedete tutti i vari elementi per poter realizzare la borsa. Questo credo che sia per la realizzazione del fiocco. Questo è un altro elemento della borsa. Diciamo che man mano andremo a scoprirlo insieme. C'è anche la chiusura che è calamitata ed è già bella rivestita con elementi in ecopelle. E poi i due laterali della borsa, come dicevo prima, che uno è bianco. Qui ci sono tutte le varie asole, come vedete già sono forate, quindi perfette, bisogna soltanto cucire, avere la pazienza di cucire tutti i vari elementi. E questa invece è l'altra parte, che è appunto il fondo nero, sempre elementi dorati con sempre tutto il bordo bello delineato con questi fori. Quindi devo soltanto un attimo capire come realizzarla, perché non sono presenti le istruzioni, e poi vi farò il tutorial della realizzazione di questa borsa. Ve la mostro anche sul sito, così vi mostro anche l'effetto finale della borsa. Questa è la borsetta, vedete? Questa, diciamo, è la parte retro, è tipo una borsa a secchiello. Questi sono tutti i vari elementi che abbiamo visto adesso. E c'era anche un'altra visione, appunto, un'altra foto di questa borsa, dove vi mostra appunto il fiocchetto. Eccolo qua, questa è anche col fiocchetto realizzato, questi sono i laterali, davvero carinissima. Io appena l'ho vista l'ho adorata, e se non erro sul sito l'ho vista anche bianca celeste, davvero molto carina anche questa. Poi ho preferito la versione, diciamo, bianco nero, così posso tranquillamente. Qua c'è una piccola foto che vi mostra, tra virgolette, come andare a realizzare la borsa, ed è davvero molto carina. Non vedo l'ora di. Questa è la resa finale, io la trovo adorabile, davvero molto molto carina. Al limite non so se questa tracollina per me sia fattibile, perché in metallo posso pensare di andare ad aggiungere un'altra tipologia di tracolla, poi ci penserò man mano che andrò a realizzarla. Carinissima. Cosa ne pensate di questa borsa? Io l'ho adorata dal primo momento. Niente ragazzi, questi erano tutti i prodotti che ho scelto dal sito di Cobiz. Spero che seguirete i tutorial. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutte!